A seguire questa settimana il campionato allievi Under 17 Lega Pro. Questa sera l'Arezzo affronta la Viterbese, un Arezzo allenato da Alessandro Violetti che viene da 5 vittorie nelle ultime 6 partite, tra cui spicca anche la gemma, l'impresa del successo in casa del Prato Capolista per 3-2. Merlani al limite d'amico, palla di ritorno per Caon. Caon in diagonale! Un'azione bellissima che porta in vantaggio la Viterbese. Diagonale secco di Caon. E c'è l'1-0. Davvero molto bella questa serie di scambi. D'Antonio che ha ridato palla proprio al compagno. E Caon con questo diagonale porta in vantaggio la Viterbese al 21° minuto. Ancora Gerardini, traversone basso, Boldrini, Ricci, Ricci è mancato, c'è Billy, Ricci la difende, Billy, Billy! Incredibile! L'Arezzo non riesce a segnare in questa azione. Tomai, Ricci gli ruba palla, Ricci sguscia via, fuori, Gerardini conclude, Boldrini! La grande presa di Bertollini che salva un gol clamoroso. La tiene, Ricci lo salta, ancora Ricci. Gerardini, attenzione in mezzo, c'è Boldrini e Billy. Gerardini va sul fondo, Billy, sinistro secco e c'è il pareggio dell'Arezzo. Billy è l'1-1 nel primo tempo, l'aveva sfiorato, adesso lo trova al 19° minuto. Gran merito però di questa azione di Ricci che l'ha cominciata, di Gerardini che è andato fino in fondo, ha messo un gran pallone rasoterra e Billy pareggia i conti 1-1 al 17°, anzi al 19°. In velocità, ancora Gerardini, in mezzo c'è Boldrini, Gerardini, 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 finisce a terra, Boldrini difende il pallone, c'è solo Ricci, tutto solo, Ricci, ancora un miracolo del portiere Bertollini che si salva ancora con un altro strepitoso intervento. Non è finita, Billy, altro pallone in mezzo, Ricci prova a recuperarlo, lo recupera poi Zampina, Arezzo scatenato adesso, Ricci, sinistro palo! Per Ricci, regà di rigore, Ricci, dietro, Boldrini, Boldrini! Fuori, 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 fuori con deviazione però. Siamo a mister Alessandro Violetti, allora una partita a due volti, una prima mezz'ora dell'Arezzo sicuramente non all'altezza, poi nel secondo tempo soprattutto la squadra ha rischiato di vincere, ha avuto tantissime occasioni. Sì. La prima frazione di gioco, diciamo, abbiamo sbagliato la lettura dell'interpretazione della gara inerente alle condizioni del campo, perché sono veramente condizionanti per una squadra come la nostra che gioca palla a terra, che fa del fraseggio, della manovra di squadra proprio la sua virtù principale. E il campo ti costringe a giocare sempre con un tocco in più, quindi a ritmi molto più rallentati. Loro sono stati bravi a leggere questa situazione, quindi andare sulla palla lunga e giocare sulla seconda palla. Avevano grossa struttura fisica e noi siamo stati troppo perseveranti nella ricerca di quello che vogliamo, ma oggi diciamo che il terreno non lo permetteva. Messe a puntino alla fine del primo tempo alcune cose, siamo rientrati in campo veramente dando una prova proprio anche di maturità, di cattiveria di squadra, di voler raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati a tutti i costi. La squadra ha alzato l'intensità, i metri con cui andava a aggredire l'avversario. Anche con ottimi fraseggi in terra siamo arrivati, penso, 7-8 volte a creare limpide occasioni da gol davanti al portiere, palo contro palo. Dispiace perché meritavamo molto di più, questo non ci deve fermare in quello che è il nostro obiettivo di raggiungere il quarto posto, avremo i scontri diretti da giocarsi. Certo, questi due punti rimane amaro in bocca a perderli in questo modo qua, perché, ripeto, la squadra veramente meritava molto di più. Quarto posto che ovviamente permetterebbe il recupero come quarta miglior classificata poi per la Final Eight, no? Sì, esatto, cioè, non è che noi ci accontentiamo del quarto posto, la squadra deve. Quello che interessa a me è la crescita che stanno facendo e anche oggi, ecco, il secondo tempo mi attesta proprio la crescita in termini di personalità e spessore della squadra, oltre che dei singoli e anche del gruppo. Però oggettivamente il terzo posto è a circa 10-11 punti da noi, mancano 6 partite alla fine, quindi i margini sono veramente risicati. Mentre il quarto posto con lo scontro diretto tra le domeniche è sì, lontano ma comunque raggiungibile. Quindi il nostro obiettivo quantomeno deve essere di raggiungere il quarto posto. Poi insomma avete fatto l'impresa Prato che non aveva mai perso e siete riusciti in questa impresa e poi un'altra tra virgolette impresa che Elvis Abruscato ha fatto i complimenti ai tuoi ragazzi che la scorsa settimana sono andati a giocare con la Berretti, no? Eh sì. L'abbiamo vista anche oggi, insomma, questo penso sia Sì, questo è, un segnale, no? ripeto un po' quello che ho detto prima, no? L'obiettivo quando si lavora nel settore giovanile, soprattutto nelle categorie un po' più piccole, giovanissimi allievi,
è proprio la formazione dei ragazzi, proprio della cultura, sia più come cultura di lavoro che cultura tecnica e tattica. Il fatto che crescano e vadano a giocare nelle categorie superiori dimostrando di essere all'altezza sia motivo di grande soddisfazione.